Una settimana di tregua sul fronte rifiuti, ma l'emergenza potrebbe tornare dalla prossima se i comuni dell'ex Alto Agrigento 1 non procederanno nel frattempo ad onorare i propri debiti. È quanto torna a denunciare il commissario di Sogeir, Salvatore Gueli, che questa mattina ha riunito l'assemblea dei sindaci per rimarcare ancora una volta il rischio di dover chiudere nuovamente la discarica di Contrada Saraceno Salinella Sciacca. Stiamo lavorando, come vi avevo detto, perché Catanzaro mi ha dato disponibilità per tutta questa settimana. La SAM ho cercato di convincere per pure questa settimana ci darà, lavorerà, per cui la prossima settimana, se non ho l'assicurazione dei pagamenti, si riproporrà di nuovo il problema. Un cane che si morde la coda, perché a piangere le conseguenze del mancato pagamento delle spettanze a Sogeir non sono solo i comuni inadempienti, ma anche quelli che versano regolarmente le proprie quote. Quello che stavo spiegando al sindaco di Cattolica Reghera, che è nuovo, che, dico, quando un comune come Cattolica, che bene o male è messo in regola e paga, appena ci sono comuni più grossi che non pagano, si crea il problema, perché io lì non posso abbancare rifiuti che non ho nemmeno spazio e non li posso lavorare, per cui andrei a rincorrere a delle sanzioni abbastanza pesanti, per cui o loro mi danno un aiuto a chiedere anche ai sindaci più grossi, ai comuni più grossi, a pagare e mettersi in regola, oppure siamo sempre a punto da capo. Si spera dunque di evitare un nuovo provvedimento di chiusura della discarica di Sciacca, che nella stagione estiva, tra l'altro, determinerebbe gravi problemi igienico-sanitari e danni d'immagine. Spero che oggi i sindaci si rendano conto e cominciano a pagare gli arretrati, perché così io ho un modo di come pagare Catanzaro, la TAM e quant'altro. Intanto va avanti il percorso di liquidazione della Sogeir, definito il passaggio di tutto il personale alla SRR, Società di Regolamentazione dei Rifiuti. Abbiamo concluso tutto l'iter per quanto riguarda il personale della Sogeir, è passato tutto all'SRR. Mancava solo il comune di Cambuta, che oggi ha firmato i contratti, per cui abbiamo concluso l'iter per quanto riguarda il passaggio del personale.